E buonasera a tutti, eccoci qui a questo appuntamento per studiare insieme la Megillah di Ruth e darei la parola per cominciare a Gaia Piperno che ci spiegherà chi è la Chevra Leuda Italia. E questa conferenza è stata fatta in associazione, in collaborazione con loro, perché ci piace molto l'idea che ci sia questo legame fra gli ebrei italiani che vivono in Israele. E prego Gaia. Gaia, ricorda di smutarti. Un attimo solo. Oh, adesso sì. Buonasera Prego. a tutti, ringrazio Paola per l'invito e Davide Nizza per aver avuto questa iniziativa di metterci in contatto tra le due associazioni, Kesher e la Chevrat Yehudei Italia. In breve voglio dirvi che la Chevrat Yehudei Italia è l'associazione degli ebrei italiani in Israele, che è stata fondata ancora prima della nascita dello Stato, perché è stata fondata nel 1946. E da allora è un po' un punto di riferimento degli italiani a Gerusalemme e anche in Israele. E la sede dal 1952 è a Rehov Hillel a Gerusalemme, dove c'è il bellissimo tempio di Conegliano Veneto che è stato portato dall'Italia e lì inserito ed è diventato il centro della comunità italiana di Gerusalemme, che ha mantenuto il Minag italiano qui in Israele anche grazie appunto alla presenza di questo tempio. E noi adesso siamo in fase di ristrutturazione, quindi purtroppo in questi giorni è chiuso e le nostre attività sono un po' ridotte, però vengono fatte lì molte attività, sia in italiano che in ebraico. E nell'ultimo tempo siamo passati su Zoom, grazie soprattutto al supporto di Cecilia e Davide, che sono stati molto attivi al riguardo. E niente, questa un po' è la storia della Chevrat Yehudei Italia di Israele. Vi ridò la parola a Paola. Grazie Gaia, e io invece no, passerei direttamente la parola a Davide Nizza che ci illustrerà appunto la Megillah di Ruth. Prego Davide. Grazie e buonasera a tutti. Cominciamo subito, entriamo nel testo. Togliamo i riquadri perché portano via spazio e facciamo grande schermo. Mi seguite? Spero di sì. Perfetto. Parliamo di Ruth, visto che siamo nell'ultima settimana da oggi, prima di Shavuot. L'ultima settimana delle 7 settimane dell'Omer nella Kabbalah e nello Zohar ha un'importanza particolare che, guarda caso, ha anche a che fare con la storia di Ruth. Però noi non parleremo della mistica, per cui lo dico come introduzione. E cioè, c'è una tradizione che vuole che, perché abbiamo questa mitzvah dell'Omer dei 49 giorni che vanno contati uno per uno e delle 7 settimane che vanno contate una per una fra Pesach e Shavuot, perché secondo questa visione c'è una elevazione. Questo non è difficile da capire perché l'uscita dall'Egitto è la festa dell'uscita dalla servitù, detta schiavitù materiale, e i 49 giorni che portano al Monte Sinai sono la elevazione della libertà spirituale, la rivelazione della Torah. E questa ultima settimana, secondo questo pensiero, è considerata l'ultimo stadio di questa elevazione, che si chiama Chesed Sheba Malkut. Chesed è difficile tradurre in italiano, ci accontentiamo di tradurlo bontà. È un po' diverso, ma accontentiamoci. Malchut vuol dire regno, cioè il regno divino. Adesso, quello di cui non parliamo stasera è quello che ho messo qua. Per esempio, non parliamo dei Shofetim, i giudici. Questa storia
avviene nel periodo dei giudici. Il periodo dei giudici, per chi se lo fosse dimenticato, nei libri biblici, si chiama il libro di Shofetim, dei giudici, viene dopo il Pentateuco, dopo il sesto libro, Yoshua, Giosuè, la conquista della terra, e poi Shofetim. Quando è questo periodo? Grosso modo, se l'uscita dall'Egitto è avvenuta intorno alla metà del XIV secolo, forse un po' prima, e poi c'è la generazione del deserto, 40 anni, e poi la generazione di Yoshua, la conquista della terra, si calcola che siano circa 350 anni e si usa a farli finire col profeta Samuele. Il profeta Samuele è stato l'ultimo dei giudici e un grande profeta che ha avuto l'incarico suo malgrado, perché lui non voleva, di decidere, di proporre al popolo il passaggio dal periodo dei giudici, delle 12 tribù di Israele che avevano ciascuna i suoi giudici, che fra parentesi potevano essere anche donne, per esempio Deborah, la famosa profetessa, e il periodo dei re. Il primo non è andato molto bene, Saul, e il secondo è Davide. Di questo non parliamo un'altra volta. Poi parliamo di Ruth e Naomi, questo è ovvio, sono le protagoniste del libro. Parleremo un po' di Chava, Eva, parleremo necessariamente delle figlie di Lot, cioè dei popoli di Moab e Ammon, e accenneremo a Rivka, non parleremo di Shifra e Pua, le levatrici egizie o dell'Egitto, durante la tragica decreto del faraone, ogni figlio maschio lo getterete al fiume, ogni femmina farete vivere. Non parleremo di Yocheved e Bitia, i cui nomi non compaiono nella Torah, ma solo nella tradizione, che sono le due madri di Moshe Rabbeinu, Yocheved e Bitia, la figlia del faraone. Accenneremo alla storia di Eudà e Tamar, Eudà della tribù di Giuda, che conquista la tribù di Eudà. Tuttora i monti di Eudà si chiamano così, a sud di Gerusalemme, né di Rahav, la famosa, come si dice, tenutaria di un albergo di Gerico, e non parleremo della madre di Shimshon, Sansone, e purtroppo neanche di Hannah, la madre del profeta Samuele, e neppure di una importante tragica storia, la Pillegesh di Givah, la seconda moglie. C'era anticamente una moglie di prima categoria e una moglie di seconda categoria, si chiamava Pillegesh, sulla collina di Givah, un villaggio a nord di Gerusalemme, che è l'ultimo episodio tragicissimo del libro dei giudici. E poi non parleremo di Esther, perché? Perché non c'è tempo. Però è un invito a continuare lo studio della Torah. Chi vorrà, con l'aiuto delle nostre organizzatrici, Paola e Gaia. Davide, mi permetto di interromperti un attimo. Lamentano che si sente poco il volume. Hai modo di alzare il volume del tuo computer? Il tuo audio? Credo che sia al massimo, fammi vedere. Devo uscire perché qui non lo vedo, vediamo un po', un attimo. L'ho messo al massimo, fammi vedere. È al massimo. Allora magari se puoi parlare un po' più, ecco, vicino al microfono, grazie. Sì, come va? Meglio. Allora cercherò di stare più vicino. Grazie, scusami. Dove eravamo? Share. Qua. Bene. Allora, cominciamo dal testo.
non funziona. Eccolo qua. Ok, allora. E fu, chi vuole può seguire in italiano, la traduzione è un po' vecchiotta, ma è una delle migliori che ho trovato. Io leggo l'ebraico e lo traduco a braccio. E fu al tempo del giudicare i giudici, che non sappiamo cosa vuol dire, certo vuol dire il tempo dei giudici, ma secondo il significato peshat, letterale, sembra chiaro che significhi in cui i giudici giudicavano. Naturalmente Rashi non spiega così, perché sennò è banale, sarebbe superfluo. E dice al tempo in cui si giudicavano i giudici, cioè il contrario. Vuol dire già un'epoca problematica. E ci fu una carestia nella terra. E andò Vaielech Ish mi Betleche, un uomo di Betlemme Iudà, della Giudea, ce n'erano altri di Betlemme, anche adesso, Lagur bis de Moab, a vivere nei campi di Moab. Moab è la zona, il paese, che è di fronte alla catena montuosa della Giudea. La terra di Israele in senso stretto, da nord a sud, va dal Galilea, il Fermone, fino a Beersheba, dal mare grande fino al di là del fiume. Sul lato orientale, rispetto a Betlemme, c'è la catena montuosa parallela che sale dal golfo di Elat verso nord e sono i monti di Edom, Moab, Ammon, Gilad, Bashan, Golan. Poi c'è il Libano. In mezzo c'è la valle dell'Arava, il Mar Morto e la valle del Giordano. Tanto per capirci, non è una grande distanza. Naturalmente in linea d'arda non è una grande distanza. A piedi bisogna camminare un po' perché bisogna scendere nella spaccatura del Rift sirafricano, appunto zona Mar Morto, scendere e poi salire sui monti di Moab. Ma la domanda si pone: perché, com'è possibile che ci sia la carestia a Betlehem e non ci sia la carestia di fronte? Non è che stiamo parlando della carestia. Se c'è la carestia in Eretz Canaan, per esempio, quando Abramo è arrivato, con tutta la promessa, la terra del latte del miele, questo e quello, e poi non c'è da mangiare. E quindi dobbiamo scendere in Egitto, che è il granaio del mondo. Si può capire, ma come si può capire che c'è la carestia a Betlehem, che è sui 850 metri, e i monti di Moab sono più alti, 1.300, 1.400, 1.500, quindi lì deve piovere di più. Evidentemente era proprio così. A parte che migliaia di anni fa, 8-10 mila anni fa, il clima era diverso perché eravamo usciti da poco dall'ultima glaciazione e questa zona centrale della mezzaluna fertile era fertile, non desertificata. Bene, va a vivere nei campi di Moab, lui e sua moglie e i suoi due figli. L'inizio è totalmente anonimo. La Megillah ci farà capire l'importanza dei nomi. Già nella Torah in generale, il nome delle persone, il nome delle cose, il nome divino, la creazione del mondo, la centralità del nome è essenza, è individualità. È personalità, è individualità. E adesso ci dice qualcosa. E il nome di quest'uomo era Elimelech, e il nome di sua moglie era Naomi, e il nome dei suoi loro due figli, Mahlon e Chilion, che non sono proprio due bei nomi. Elimelech sì, il mio Dio è re. Naomi sì, gradevole, graziosa, piacevole. Però chiamare i figli Mahlon, malattia, e Chilion, distruzione, è un po' strano. Efratim è la regione di Betlehem, di Betlehem, di Judà,
e andarono nei campi di Moab e stettero là. E morì Elimelech, marito di Naomi, e rimase lei e i suoi due figli. E sposarono, avevano sposato, donne moabite. Il nome dell'una era Orpah e il nome della seconda Ruth. E stettero là circa 10 anni. E morirono anche loro due, Mahlon e Chilion. E rimase la donna dei suoi due figli e di suo marito. Vatacom Iva Chalotea, e si levò lei e le sue nuore, Vatashov, miss de Moab, e tornò dai campi di Moab, poiché aveva sentito bis de Moab, nel campo di Moab, chi pacada Shem et Amo, che aveva comandato il Signore e il suo popolo, la Tetlehem Lachem, di dar loro pane. Vatezem in Amakom Ashareta Shamma, vedete l'insistenza di questo essere là, e parla e parla, non si sono ancora mosse, e uscì dal luogo in cui si trovava là, e le due nuore con lei, e andarono per la strada per tornare lassù all'Eretz Yehuda, per tornare nella terra della Giudea. Vatoma Naomi l'ishtekalotea, disse Naomi alle due nuore. Lechna shovna, in ebraico suona molto meglio che nella traduzione, perché in ebraico ci sono i verbi al femminile e queste sono tutte conversazioni, dialoghi al femminile. Andate e tornate, isha levet imma, donna a casa di sua madre, ciascuna a casa di sua madre. Ho messo evidenziato imma perché non c'è quasi mai in tutta la Torah. Perché si dice sempre ish levet aviv, ciascuno a casa di suo padre, si va sempre a casa del padre. Qui invece dice ciascuno a casa di sua madre, non poteva dire a casa di suo padre, avrebbe avuto i padri. Nel Midrash Orpah e Ruth erano aristocratiche di Moab. Faccia il Signore Dio con voi chesed, ecco che compare la parola chesed, bene, bontà, kasher asitem immametim v'immadi, come vi siete comportati con i morti e con me. Iten Hashem lachem unzen amenucha, Dio dia a voi e troviate riposo ciascuna in casa di sua madre. E le baciò e loro, sottinteso, sollevarono le loro voci e piansero. Vatomarna la, chi itach nashu leamech, e dissero a lei, no, qui non c'è scritto no, perché con te torneremo al tuo popolo. Vatomarna mi, shovna benotai. E disse Naomi, tornate figli miei, lamate lachmimi, perché dovete camminare con me? Aod li banim, bemeai, ho ancora figli nel mio ventre, veayu lachem le'an lanashim, che possono diventare vostri mariti, shovna benotai lachim, lechna, tornate figli miei, andate, chisakanti miot lish, che sono troppo vecchia per diventare moglie di marito, chi amarti, poiché ho detto, Yeshli tikva, che speranza ho, gamma iti alai la leish, anche se stanotte fossi con un marito, vegami alati banim, e anche possa generare figli, alaen tessa verna, potreste ancora aspettare fino a che saranno cresciuti, e poi potrete essere moglie di marito, no, benotai, poiché è mar
lì, io sono molto più amareggiata di voi, chi Yatzavi Yad Hashem, perché è uscita in me la mano del Signore. Batissenna Colan, e sollevarono ancora di più la loro voce, Vettivkenna, e piansero ancora di più. Batishak Orpa Lechanotà, e Orpa baciò sua suocera, Verut, da Bekabba. E Ruth, vuol dire, ma Ruth, si attaccò a lei. Torniamo su Davak fra poco. Devek vuol dire colla. Tatomer, hinne shava yeventech elamave eleloaia, shuvi achare yeventech. È tornata la tua cognata al suo popolo e il suo Dio. Torna indietro. Non si muove. Cosa è successo? E disse Ruth, non mi far del male, non mi offendere, abbandonarti per tornare dietro di te. Chi è la scelta di chi? Elech. Perché dove andrai andrò, uva scelta lin alin, e dove dormirai dormirò, a mech a mi. Velo aich eroai, il tuo popolo è il mio popolo e il tuo Dio è il mio Dio. Basher tamuti amut, dove morirai morirò, e sham e kaver, e là sarò sepolta. Koya se Adonai li vecho yosif, così farà il Signore a me, e così aggiungerà, chi amave ti afrid, veni uvenech. Solo la morte potrà separarci. Questi due versi sono considerati la massima espressione del Giur, cioè della conversione, vera, sincera e disinteressata. Vatere chi mitamezet il alechetita, non c'è scritto il soggetto, la traduzione ce lo mette, Naomi vide che si sforzava lei a andare con lei, la techdale da bere lea, e cessò di parlarle. Batelach nashetem, e andarono tutte e due, ad Boana Betlachem, fino ad arrivare a Betlemme. Vaike Boana Betlechem, e quando raggiunsero Betlechem, fece una grande confusione, tutta la città alen su di loro. Vatomarna al femminile, cioè le donne di Betlemme, dissero, Hazot Naomi, è questa Naomi? Vatomar alem, e disse loro, non chiamatemi Naomi, Kerenna li Mara, chiamateli Amara, Kiemar Shaddai li Meod, poiché mi ha amareggiato Shaddai, uno degli appellativi di Dio, molto. Anime le alachti, sono andata piena, benestante. Verekam e Shivani, il Signore, vuota mi ha fatto tornare. Lamma che ti creano lì Naomi, perché mi chiamate Naomi? E il Signore mi ha messo alla prova, ho umiliato, e Shaddai mi ha addolorato. Latasho Naomi Verut a Moavia Kalatai Ma, e tornò Naomi e Rut la Moabita sua nuora, Ashava Misede Moav, che tornava dai campi di Moab, Vema Bau Betlehem, e esse tornarono a Betlemme, Bitrilat Ketzira Seorim, al principio della stagione della mietitura. Abbiamo letto il primo capitolo e sembra che stiamo leggendo questo breve libro, 4 capitoletti, un racconto pastorale. Tutto l'ambiente pastorale, sia a Betlemme sia i campi di Moab, erano benestanti, sono andati, tragedia. E ci sono 3 vedove e Naomi, ricca e moglie, madre, e torna portandosi dietro una tragedia catastrofica.
Torniamo a Davec, perché è importante. Qui non si muove, non so perché. Va bene. Al verso 14 abbiamo detto e Ruth Davecabba si attaccò a lei. Bene, questo verbo Davec compare solo due volte con questo significato. Vediamo se va a mano. Eccolo qua. In Bereshit, Genesi, in un passo molto famoso che dice Al ken yazov ish, per questa ragione abbandonerà uomo, et aviv et imo, suo padre e sua madre, vedavak beshto, e si attaccherà a, di solito si traduce sua moglie, veayule vassar echad, e saranno un'unica carne o persona. Quindi c'è un uso sicuramente non casuale, è un'espressione molto forte. Fra l'altro sarebbe meglio se traducessimo ish bisognerebbe dire isha, perché il verso precedente è quando HaKadosh Baruch Hu ricrea l'uomo, nel senso che ha visto Lotov l'Adam Heyot Levado, non è bene per l'uomo essere solo, e se lo eser kenegdo, gli farò un aiuto contro di lui o rispetto a lui, e quindi lo fa, come si dice, quando si fa un'operazione, l'anestesia, e li tira fuori, non la costola. È vero che nel testo c'è scritto Zela, che vuol dire costola, ma non ha senso che HaKadosh Baruch Hu prenda una costola da Adam. No, deve prendere metà di Adam, no? La metà che verrà fuori, Veshto, come dice in questo verso, Ish e Ishto. Prima Adam era chiamato Adam. Qui per la prima volta viene chiamato, lui dice, ah, questa è la Isha. È la prima volta che l'uomo vede in questa nuova creatura, la sua altra metà, qualche cosa di molto bello e importante e grida, ah che bello, Isha. E perciò lui si chiama Ish. Quindi l'uomo prima dice che questa qua è una uomo e io sono un uomo. Così è in ebraico. O se volete, lei è la donna e io sono il donno, ancora non c'è il nome. Quindi è un verbo molto importante. Andiamo avanti. Questa radice nella Torah, Davak, compare molte volte nella Torah, ma solo 8 volte nei confronti uomo-donna. 4 volte nella Megillah di Ruth, notate bene, 4 volte nel resto di tutto il Krat. E sono... l'episodio di Dinah, una tragedia che inizia con il ratto e lo stupro di Dinah quando Jacob Avinu torna da Padan Aram con i suoi 11 figli, Rachel è incinta di Yosef, arriva a Shechem, Shechem è il capoluogo dei monti di Shomron, della Samaria. E lì c'è questo giovane, Shechem, figlio di Hamor, che la rapisce. Vaishkav ota vaianea, e si giacque con lei e la stuprò. E poi dice, vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. E lui credeva di non essere poi così cattivo né violento, perché proprio le vuole bene, si attacca il suo animo a Dinah, figlia di Jacob. Vaiav et anara, e amò la fanciulla, e parlò al cuore della fanciulla. Vabbè, non studiamo, ma capiamo che questo verbo è carico di significato. Un'altra volta è con Yoshua, Giosuè, e dice... perché
se non nel Signore vostro Dio, Tidbaku, vi attaccherete, Kasher Asitem, ad Ayamase, fino a questo giorno. Si tratta sempre di rapporti uomo-donna. Con questi goim, con questi popoli, non dovete avere rapporti familiari. E non dovete adorare, seguire i loro usi e costumi idolatrici. E, episodio ben noto, il Shlomo HaMelech, il re Salomone, che a un certo punto eredita un grande regno immenso alla morte di suo padre David, dalle zone dell'Eufrate fino più o meno a El Arish, il cosiddetto fiume dell'Egitto, e ha un regno immenso, un regno di pace, e però fa tanti matrimoni non proprio forse corretti e chiaramente politici. E fra questi, di tutte queste donne, c'è scritto amò molte donne nochriot, straniere, fra cui la figlia del faraò, e anche moabite, ammonite, edomite, sidonite, chittite. E la cosa grave è che è caduto nell'amore e si è fatto trascinare in culti idolatrici. Non so se ce la facciamo oggi, per cui lo inserisco qua brevemente. C'è una differenza, più volte spiegata nella Torah, fra i matrimoni con gli altri popoli. Se il matrimonio ebraico, grosso modo, anticamente era un po' più semplice, poi col passare dei millenni si è consolidato in quello che sappiamo, ci deve essere anche un contratto di matrimonio, eccetera, 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 era e tuttora ha valore fra appartenenti allo stesso popolo. Al di fuori non ha valore. Ciò non vuol dire che non si possa coniugarsi e avere figli. Abramo, per esempio, ha sposato Sara ancora prima di queste cose qua, e poi, come si usava, siccome Sara era sterile, lei gli dice: prendi la mia ancella, Agar, e fai figli con lei, ha fatto Ishmael. Ishmael è figlio di Avram, non c'è nessun problema. E anche Sara, Yitzhak. E quindi se una donna si converte, come questa Ruth, e diventa ebrea, che problema c'è? Eh no, c'è un problema, perché abbiamo delle maledizioni. E queste maledizioni sono un po' strane. C'è un riferimento agli egizi, non potrai tornare in Egitto, però c'è una gratitudine nel fatto che in Egitto noi siamo stati, in Egitto siamo stati sfamati e prima delle ultime tragedie, insomma, ci stavamo bene. E Amon e Moab? No, perché sono i due popoli discendenti da Lot. Lot, brava persona, più o meno brava, non come Avram, ma insomma, nipote di Avram, membro della famiglia, lo ha seguito, è venuto con lui in Eretz Canaan, è andato in Egitto, è tornato, poi i pastori litigavano, si sono separati. Ed è finito a Sedom, a Sodoma. Poi c'è stata la distruzione e tante belle tragedie, e naturalmente a Kadosh Baruch Hu, nella sua saggezza, non poteva distruggere Lot e la sua famiglia, se non altro per i meriti di Avram. E quindi loro si salvano, esclusa la moglie che si gira, va bene. Poi queste figliuole credono che il mondo sia finito, e cosa possiamo fare? La maggiore dice: ah, ma non c'è rimasto qui che un uomo, e allora facciamo così, stasera lo brecchiamo, io comincio, e poi il giorno dice: adesso tocca a te, sappiamo la storia di Lot e le due figlie, e ci dice anche il nome Moav, Moav, cioè Moav nella lingua semitica di allora vuol dire del padre, cioè uno che andava in giro dice: io sono moabita, vuol dire che discendo da un incesto.
e amò lo stesso. Tuttavia, c'è scritto che lo Yavò amoni un Moabì di Klal Israel. Un Moabita e un Ammonita non può entrare nel Kaal del popolo ebraico. Invece che so, un egizio o un'egizia, terza generazione può, e altri anche un po' problematici possono, e gli altri non sono problematici purché siano motivati. E che cosa hanno fatto di male questi? Cos'è? Un fatto atavico? E le colpe dei padri ricadono sui figli? Devo essere breve, quindi diciamo solamente che verrà spiegato dopo che è stato scritto il libro di Ruth, che nella tradizione i Chachamim dicono che è stato scritto dal profeta Samuele, e un'altra volta parleremo di questo argomento, proprio per insegnare che il verso si interpreta al maschile, ma non al femminile. Però forse a quel tempo questa halakha non era ancora ben nota. E infatti il racconto dà per scontato che questa sia la situazione per gli abitanti di Betlehem. E poi nel capitolo terzo sarà ancora più chiaro. Solo alla fine del capitolo quarto scioglie il nodo. Tra le povere, la halakha dice che i maschi ammoniti e moabiti non sono accettati, le femmine sì, purché naturalmente si convertano con spirito di fede. Andiamo avanti. E c'è un'altra cosa strana. Prima abbiamo visto, vediamo se possiamo vederlo qua, eccolo qua. Cosa ci dice? Apparentemente questo dialogo fra la nuora amareggiata e queste, scusate, la suocera amareggiata e queste due nuore straordinarie, è un dialogo di affetto. Però se lo guardiamo un po' più attentamente sorgono alcuni dubbi. Per esempio, dove dice, insiste nel dire tornate indietro e spiega anche molto bene perché, e a un certo punto dice eccolo qua, verso 18, e vide Naomi che lei, Ruth, si sforza di andare con lei, va techdale da bere lea, e cessò di parlare a lei. Prima si parlavano con grandissimo affetto, con grande amore e grande dolore, e poi quando c'è questa enorme dichiarazione di amore, di fedeltà e di fede, che è quasi proprio una dichiarazione d'amore, di amore femminile. Naomi dice, anzi non dice, smette di parlare, cessò, è molto forte il verbo, e cessò di parlare a lei. Quindi da quel momento in poi non si parlano più, eppure c'è tutta la lunga strada da fare per andare dai campi di Moab, scendere, salire, per salire a Betlehem. E infatti dice, verso 19, e andarono entrambe per andare verso Betlehem, e quando arrivarono nelle vicinanze di Betlehem, tutta la città si sconvolse e si parla, e le donne di Betlehem fanno un gran parlare. È questa Naomi? Quindi sorge una domanda. Questa frase qua e vatelachna shetechem, andarono entrambe al femminile, l'abbiamo trovata da un'altra parte. Una delle storie più, diciamo, quasi tragiche della storia dell'ebraismo, che è la storia di Abramo, che prende Yitzhak, che deve andare a offrirlo in Olah, sacrificio, su un posto che sa il Monte Moriah, 3 giorni di cammino, mica 3 ore, e prende la corrente, e c'è scritto Vayelechu Shenem Yachdav.
andarono entrambi al maschile insieme. E disse Yitzhak a Avram suo padre, e gli disse: padre mio. E disse: eccomi, figlio mio. E disse: ecco il fuoco e la legna. E dov'è l'agnello per il sacrificio? E rispose Avram: il Dio vedrà per sé l'agnello per il sacrificio, o provvederà a sé l'agnello per il sacrificio, figlio mio, vayelechu shenehem yachdav. Padre, figlio, parlano, si parlano e sono insieme. Che differenza c'è fra Naomi e Ruth, che camminano insieme, e Avram e Yitzhak, che camminano insieme? Che fra Naomi e Ruth non c'è scritto Yachdav, insieme, c'è scritto andarono entrambe. Vuol dire che Avram e Yitzhak vanno tutti e due insieme, cioè uno accanto all'altro. Vuol dire che Ruth non è accanto a Naomi. Ruth è quella che ha cessato di parlare, ha preso il cammino e se n'è andata. E Ruth è con lei, ma non è insieme, sta dietro. Infatti, c'è una distanza. Ripetiamo. E tutte le donne esclamano: ma è questa Naomi? Vabbè, e Ruth non la vedono, cos'è, di vetro? Non è con lei. Oppure possiamo anche dire che non sanno chi è questa tizia che sta là un po' appartata, però c'è odore di bruciato, chissà chi è. Mentre Naomi, benché sia così cambiata, non possiamo fare a meno di riconoscere chi sia. E c'è anche un'altra cosa strana. Capitolo 2, Naomi e Ruth sono povere, non hanno da mangiare, ed è la stagione della mietitura, del raccolto, quindi si comincia a riempire di granai, del benessere. Siamo sicuri che non ci sarà carestia, non c'è fame, ma loro sono povere e non hanno nulla. C'è un'introduzione che dice che Naomi aveva un conoscente, cioè un familiare, di suo marito, che era un Gibor Chayil, un Ish, un Gever, un uomo forte, un uomo serio, un uomo rispettato, della famiglia di Elimelech, e si chiamava Boaz. Qui non va per Ghirigori, ci dice subito il suo nome. Boaz contiene la radice Oz, che vuol dire forza. Vatomer Ruth a Moavia ancora, e disse Ruth la Moabita: ah, Naomi, Elchana, è lei che prende l'iniziativa, se no Ruth si lasciava morire di fame. Andrò per i campi e andrò a spigolare le spighe. Andrò dove troverò grazia agli occhi di qualcuno. E Naomi passivamente dice: va, va, figlia mia. La tele fatta vova della Kedba Sadeh andò a spigolare nel campo, dietro dove andavano i mietitori, Vaiker Mikre, Chelkata Sadeh Levos, e per caso capitò nell'appezzamento del campo di Boaz, che ci ripete era della famiglia di Elimelech, come se lo avessimo dimenticato. E guarda caso, Boaz arriva in quel momento da Betlehem, cioè dalla città, da fuori le mura, e disse ai mietitori: Hashem imanche, che è il saluto che noi facciamo quando saliamo a Sefer. Uno sale a Sefer prima di dire la Berachà, della Parashà o dell'Aftalà, almeno i fratelli sefarditi, anche gli italiani, dicono Hashem, cioè Adonai imanche, il Signore sia con voi. E loro rispondono Yevarechecha Hashem, come facciamo noi ancora oggi, ti benedica il Signore. Yomer Boaz ben Aroe, disse Boaz al suo giovane, cioè il capo dei giovani sotto di lui, mietitori, le mia nara Azod, a chi appartiene questa giovane?
Vajana Naranizzava la Cosenil, il giovane preposto sui mietitori, disse: questa non eravamo via. Ashava, che è tornato con Naomi dai campi di Moab. Da Tomer alla Chetana va Sefaba Marim, e ha detto: vorrei spigolare e raccogliere dai covoni dietro i mietitori. E si è messa lì dalla mattina, Measa Boker, dal primo mattino, Veadatà fino adesso, Zeshirta Bait Meat, è tornata solo a fare un salto a casa. Vayomer Boaz el Ruth, e Boaz va a parlare a Ruth e le dice: ah, ho sentito, figlia mia, non andare a spigolare in campi altrui. E neanche vattene via di qua. Vecho tidbakim im narotai. Stai qui attaccata con le mie insomma, inservienti. Enaich basadeh, guarda pure il campo che tagliano, che mietono, e vai dietro di loro. E io ho ordinato ai giovani che non ti tocchino, e se avrai sete andrai ai secchi lì, all'abbeveratoio, e berrai. E berrai da quello che avranno attinto i giovani. E qui abbiamo due letture. La prima è quella pastorale. Insomma, è presentata come una grande lavoratrice. Vuol dire che è ben accolta perché è una ragazza seria, si occupa solo di spigolare, non è una ragazza leggera come si usa nei campi, così cos'ha, ci sono ragazze, ci sono ragazzi. E non si sa perché trova grazia presso gli occhi, cioè Boaz si interessa a lei. E se ne interessa in maniera molto chassidica, molto generosa, molto di chesed, di bontà. E vuole che si senta a suo agio. Però si può anche dare un'altra lettura che poi non era proprio così. Perché? E risponde questo giovane responsabile dei mietitori: e beh, questa qui è una moabita, non era moabia, cosa vuoi, capo? È arrivata l'altro giorno con Naomi dai campi di Moab e poi ha detto: vorrei chiedere il permesso di raccogliere fra i covoni, andare dietro ai mietitori. E tutto il giorno che è lì, guarda, porta via le spighe a tutti. E perciò anche diciamo così, l'atteggiamento di Boaz protettivo, come dicono i Chachamim, dal sì tu capisci il no, e anche dal no tu capisci il sì. Cioè, ho dato ordine che non ti disturbino, vuol dire che sapeva che ogni tanto toccavano, non voglio dire che cosa, perché siamo tutti persone serie che non dicono le parolacce. E lei infatti si stupisce. E le dice: qui purtroppo non vedo bene la riga in alto, insomma, ma come mai che ho trovato grasso presso i tuoi occhi? Io sono una straniera, non criare. Ah, mi è stato detto che tutto quello che hai fatto per la tua suocera dopo la morte di suo marito, e come è stato detto? Chi gliel'ha detto? È la prima volta che la vede. E se gliel'ha stato detto, essendo un parente, perché non è andato a chiedere: sai, io sono Boaz, sono il tuo parente, hai da mangiare, hai da bere? Un po' strano. E aggiunge: Vata svi avich veimech veretz molatech, e hai abbandonato tuo padre e tua madre e la terra tua patria o natale. Vaterchi el am, e sei andato verso un popolo Asher lo yadat temo shushon, che non conoscevi da ieri l'altro ieri. Dove troviamo questa espressione? In basso, in rosso. Vayomer Hashem el Avram, e disse il Dio a Avram. Avram, non ancora Avram.
Lech lecha, va per te, me'arzecha, dalla tua terra, umimolatecha, dalla tua patria, umibet avicha, e dalla casa di tuo padre, el haaretz asher arecca. Vedete che c'è una tradizione profetica. E va ancora più in là, verso 15. E si alzò per spigolare, Vaitzav bo el ne'arav, e un vero chassid fa le opere chassidiche, il vero tzaddik fa la tzedakah in segreto e dice ai suoi servienti, Gam ben omarim telaket velotach limua, anche fra i covoni lei potrà raccogliere le spighe e non umiliatela. E anche lasciatela un po' di più fra i covoni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si prende dal campo fino alla sera e prende, cioè, come si dice, fa la cosa, la pula, pulisce i chicchi del grano che ha raccolto e ha raccolto circa una efa di orzo. Ora, una efa, secondo il Ramban, sono 21 litri di volume. Non è poco. E andiamo veloci. Lei torna a casa e le chiede, beh, cosa è successo? E lei risponde, verso 19, e le risponde dicendo il nome dell'uomo che l'ha trattata così oggi, Boaz. E Naomi disse a sua nuora, Baruch Ula Hashem, sia benedetto il Signore, Asher lo azav chasdo et achaim v'et ametim, che non ha abbandonato per la sua bontà, chesed, i vivi e i morti, e aggiunge, e le disse Naomi, è un nostro karov, Aish, Migualenu, è un nostro parente, dei nostri riscattatori. Non posso spiegare tutta la storia del Goel, ma tutti sappiamo cos'è il Goel. Goel di Israele, il Redentore, discende il Mashiach, il Messia, il Goel. Ma nella società familiare, il Goel è quello che assomiglia al Yavam. Quando c'era una morte anzitempo, per esempio, uno che è sposato e ha figli e ha un fratello che è sposato, è morto prematuramente senza figli, lui ha la mitzvah di fare la il yavam, cioè di sposare la vedova per dare prole, progenie di famiglia a questo ramo della famiglia. E il Goel è una cosa simile, qui si chiama Goel e viene tradotto riscattatore, perché è uno che ha nell'aggregazione familiare il compito di riscattare dalla disgrazia quel membro della famiglia che è caduto in disgrazia. E dice 21, e disse Ruth la Moabita, e infatti mi ha detto e ai giovani, puoi attaccarti a loro finché abbia terminato tutta la mietitura che mi appartiene. E anche dice Naomi a Ruth, sua nuora, bene figlia mia, che tu esca con le sue giovani e non ti tocchino in un altro campo, in un campo altrui. E come vedete abbiamo già trovato più di una volta riferimento al fatto che, insomma, è normale che i ragazzi fanno le ragazzate con le ragazze più o meno indifese. E Vatidbak di nuovo si attaccò con le giovani di Boaz per spigolare, fino che fu terminata la stagione della mietitura dell'orzo e poi del frumento, e tornò da sua suocera.
ora abbiamo fatto, è ora di finire. Allora, prima di finire vorrei dire un'altra cosa. C'è scritto, abbiamo visto poco prima, che per caso c'è scritto Vaiker Mikre, e lei andò a spigolare nel campo dietro ai mietitori, e Vaiker Mikre, accadde un caso e capitò nel campo di Boaz. Ma è un caso? Non ci sono molti casi nella Torah. C'è una onniscienza divina. E la vediamo qua. Vi ricordate la lunga storia di Abramo, che dice al suo servitore, che non c'è scritto che è Eliezer, ma i commentatori vogliono che sia Eliezer, dice: vai a cercare una moglie per mio figlio Yitzhak, ma non la devi cercare qua fra le Cananei, devi andare là a Padan Aram, a casa della famiglia di Nahor, della mia famiglia, da cui provengo, là in Padan Aram, e sarai guidato, e se la troverai bene, e se non la troverai sei sciolto dal giuramento e tornerai. Qui inizia la lunga storia, che è la più lunga storia di tutto il Tanakh, che è anche una lunghissima ripetizione tra quello che dice Avram, quello che fa il servitore, che prende 10 cammelli e prende tutti i beni, li carica e va, eccetera, eccetera. E arriva lì nella città di Nahor, perché questo Nahor si vede che era abbastanza importante, si chiamava la città di Nahor, e dice, arriva lì al pozzo ed è verso sera. E dice, l'ora in cui le giovani vanno a tingere l'acqua. E lui non sa cosa fare, dice, ah, prega, Signore Dio di Abramo, se farai succedere che adesso esce una fanciulla e attinge l'acqua, e io qui ho fatto inginocchiare tutti questi 10 cammelli, e io mi avvicinerò e le dirò, dammi un sorso d'acqua, e lei risponderà, bevi signore, e abbeverò anche i tuoi cammelli, allora sarà quello che sarà. E il testo continua a raccontare, esce questa fanciulla che è Rivka, e lui le dice, e lei dice, ah, bevi signore, adesso prendo l'acqua anche per i tuoi 10 cammelli, che poi 10 cammelli, un cammello normalmente beve 120 litri d'acqua, e sono le 6 di sera, e non so, 150 litri d'acqua, non lo so, non entriamo nel merito, ma queste cose l'autore le sa, e lui sta lì fermo a vedere, e aspetta di vedere se la sua, come dire, richiesta profetica si sta avverando, e poi le dà i regali e dice, ah, va bene, allora chi sei? Ah, io sono Rivka, figlia di Milka e di sorella di Nahor, nipote di Betuel, vieni a casa nostra, c'è mangime per i cammelli, e lui va dicendo. E poi c'è il secondo racconto di Eliezer che ripete tutta questa storia in casa di Nahor, eccetera, eccetera. Quindi questo racconto così straordinario comincia così: e disse il Signore Dio e disse Signore Dio del mio signore Avram, fai capitare davanti a me oggi e fai bontà con il mio signore Avram. Quindi abbiamo questo servitore che pensa di poter dire che capiti un caso, ma non è mica un caso che capita, è volontà divina. E gli dice anche, iket nunc, qua adesso che c'è poco tempo, poi il tramonto, e fai chesed, e fai atto di bontà con il mio signore Avram. E cosa c'è dopo? Ah, è quello che abbiamo detto, io sono la figlia di Cor. Allora, per cercare di dare un senso finale a questo, chi è che mi dice quanto posso parlare ancora? Quanto, prego, quanto Davide, finisci tranquillamente il tuo discorso, stiamo seguendo. Ah, va bene, grazie. Allora, vediamo dove posso arrivare per dare... Ah, eccolo qua. L'importanza del parlare.
qui si sono parlati. Quando non si parlano, succedono drammi e tragedie, perfino catastrofe. Quando si parlano, si aggiusta, si vive nella dimensione del Chesed. E questa è tradizione ebraica da sempre. Viene creato, Uvara Adonai Elohim, dice, traduzione di Onkelos, uno dei principali commentatori e traduttori, il primo in ordine cronologico dopo la Septuaginta. Creò l'uomo, traduce, Uvara Adonai Elohim Yat Adam, creò l'uomo, polvere dalla terra, venafach ba'apoi nishmata, e insufflò nel suo volto lo spirito della vita, Vavat Ba'adam, e divenne nell'uomo le ruach in spirito memalela, parlante. Cioè, Onkelos ci dice che la caratteristica di questa nuova creatura, Adam, è che parla. E anche i fratelli Giuseppe non lo possono vedere, è già condannato a morte, lo vogliono uccidere e lo vedono da lontano e appena lo catturano, però nessuno ha il coraggio di ucciderlo e allora il primo dice Reuven, ma no, facciamoci da nostro fratello, buttiamolo nel pozzo, vuole prendere tempo. E poi lui si allontana, evidentemente per trovare l'occasione per tirarlo su, e però passano lì questi ishmaeliti o midianiti e lo tirano su e lo vendono, e vendono schiavo in Egitto. E quando loro sono in Egitto per comprare il grano, e Yosef li maltratta, e loro non lo riconoscono, ma lui li ha riconosciuti subito, parlando fra di loro dissero, ma noi siamo colpevoli, Hashemim Anachmo, siamo colpevoli su nostro fratello, che abbiamo visto il dolore della sua anima persona. Beit Hanenò, quando ci implorava a noi, velò Shamano, e non lo abbiamo ascoltato. Perciò viene su di noi questa disgrazia. E anche Ish e Isha, con il famoso albero Ezzadat, della conoscenza, e cos'è che racconta? Facciamo subito in italiano per andare più in fretta. La donna, scorgendo che l'albero era buono a mangiare, era dilettevole alla vista, che l'albero, insomma, restava a desiderio di contemplarlo, prese nella sua frutta, e ne mangiò e ne diede anche a suo marito, compagno da mangiare con lei, ed egli ne mangiò. Cos'è che manca? Vabbè, non possiamo dialogare, le lezioni su Zoom hanno questo difetto, hanno tanti altri pregi. La parola. Ma se fosse stato un rapporto che noi diremmo normale, uomo-uomo, donna-donna, la prima coppia, l'uomo perfetto nelle sue componenti, mi sarei aspettato che, serpente o non serpente, lei vede questa cosa qua molto vietata, si persuade che, beh, in fondo che male c'è, e prende questa cosa qua, che non era la mela, un'altra volta spiegheremo che non era la mela, e dice, senti un po', Adamo, sai, c'è una cosa qui che io ho pensato, non hai idea quanto è buono, che sapore ha, che colore, guarda, è paradisiaco. E lui fa, ah, carino, ma dove l'hai preso? L'ho preso, ma sei pazza, hai preso il coso. E forse non sarebbe successo, o perlomeno non sarebbe successo in quel modo. È uno dei tanti esempi dell'importanza della parola. Quello di Yehuda e Tamar. Tamar costringe, anche lei è vedova, Yehuda è decaduto. C'è scritto, dopo la storia della vendita di Yosef, c'è una grande cesura nel racconto e si parla di Yehuda, Vayera di Yehuda, è sceso
Sceso vuol dire che stava in montagna in Giudea, è sceso un po' nelle colline basse perché faceva il pastore, è andato a fare la cosa della lana e delle pecore. E prima, ma è sceso vuol dire anche, dice Rashi, è sceso di importanza fra i suoi fratelli, che non gli hanno potuto perdonare di non essersi comportato da fratello maggiore e per colpa sua hanno fatto quello che hanno fatto. E lui si trova isolato. E allora sposa una fanciulla di Adullam, Canaan, e gli dà 3 figli e ci dice i nomi. E il primo figlio non si comporta bene, e getta il seme. E allora questo non piace al Signore, muore. Allora deve darlo al secondo figlio. Ma che comunque va male, e dovrebbe darlo al terzo figlio, ce l'ha. Però lui ci pensa un po', una volta, due volte, la terza volta, poi non ho più figli, cosa faccio? Prendiamo tempo e ci dimentichiamo. E lei, poveretta, non sa cosa fare. È praticamente una, come se fosse una vedova eternamente. E allora una bella pensata, si mette sulla strada dove vanno i pastori, si veste da meretrice e si mette lì sull'angolo e quando passa Yehuda pensa che sia una meretrice e va da lei e le dice voglio venire da te. Il testo dice che lo yada perché non sapeva che la sua nuora, certo che non sapeva, aveva avuto nascosto, e lei gli dice va bene ma che cosa mi dai? E lei dice, non lo so, ti manderò un capretto. E lei dice, sì, ma mi devi dare un pegno. Vabbè, e poi lui va, manda un inviato con il pegno, non trova nessuno, lei rimane incinta, e dopo 2 o 3 mesi, lei è una zonà, una meretrice, passibile di pena di morte. E lei fa vedere i pegni che identificano di chi è incinta. E Yehuda dice, Zadekamimene. Lei ha ragione. E ha ragione e io ho torto. Zadeka vuol dire giusta più di me. Che cosa è mancato in questo rapporto strano che ci viene raccontato? Che Yehuda vede questa signora ai margini della strada e va. Cosa non fa? Non le parla. Per esempio poteva dirle, oh figliuola, come ti chiami? O da dove vieni? E forse l'avrebbe riconosciuta e se la cosa sarebbe andata diversamente. Come si comporta Boaz con Ruth? E qui finiamo, capitolo 3. A mezzanotte, in questo granaio pastorale, nel cuore della notte estiva, in cui sono tutti contenti, hanno ben bevuto e ben mangiato, si presenta questa fanciulla, ben vestita, lavata e profumata, come c'è scritto. Nel cuore della notte gli solleva la copertura dei piedi, più, diciamo così, azzardato sessualmente, ci sono non tanti esempi nella Torah. E questo qui, nel cuore della notte, si vede che si sente un po' scoperto e quindi sente un po' di freddo, si sveglia. Uno normale cosa fa? Beh, sono ancora un po' leggermente ubriaco, ubriaco con le ragazze, Noè, coso, Lot, pastori, contadini. In fondo potrebbero benissimo consumare, perché non è mica vietato. Cioè, lui è libero, lei è libera, e invece no. Perché Boaz dice, Vayomer mi'at, le parla, e disse, chi sei? Batomer, e le parla, sono Ruth. Mi piace finire qua, perché volevo cercare di mettere in evidenza l'importanza della parola. Grazie Davide. Grazie. Allora, usciamo dalla condivisione schermo. Ecco, io vi do a tutti la possibilità di smutarsi se qualcuno vuole fare delle domande o riprendere la parola.
Ecco qua. Allora, mentre vi preparate eventuali domande, vi ricordo l'appuntamento di domani alle 19 con Malocchio e riti propiziatori nella tradizione ebraica con Alfonso Sassoon. Alle 19 sempre su Zoom. C'è qualcuno che vuole fare domande a Davide? L'importanza del dialogo e della parola è sia al maschile che al femminile in queste situazioni di cui stai parlando, Davide. Allora. Un altro per cortesia, una alla volta. Cecilia Nizza ha chiesto la parola. Vabbè, parli, poi lui risponde. No, quello che volevo dire è che Ruth poi è la ante, come si dice? La progenitrice? La progenitrice di David Abelech e del Mashiach. Quindi c'è questa Maria. La seconda lezione, no? Per questo lo sanno tutti. Eh no, è importante che da Moab, cioè, è vero che... È un'altra lezione, lo sanno tutti che Ruth è la bisnonna di David Amelech. No, il problema che io volevo sottoporre è che una moabita, è vero che il divieto è i moabiti, però in realtà il Mashiach viene fuori da, non da Am Israel, ma dall'esterno, ecco. Anche questo è problematico. Non è esatto. È vero, perché la progenie è in linea matrilineare, soprattutto se il matrimonio non è interno ebraico. Ma resta il fatto che il progenitore maschio è Boaz, e Boaz è di Betlehem, della tribù di Yehudà, che discende da Yehudà. Ecco l'importanza di tutti questi rapporti non corretti, non basati sul chesed, cioè i fratelli con Yosef e anche prima Ishmael con Yitzhak e Yaakov con Esav, sono fratelli. E anche quello che è successo alla povera Dinah. E poi Yehuda stesso come si è comportato con Tamar. Come vedi, la Torah si può dire che ci racconta tutte queste storie di generazioni e generazioni, con grande critica ce le racconta, perché ci vuole portare a capire che ci vuole del tempo, ci vogliono delle generazioni in attesa che venga qualcuno migliore che fa un passo avanti e porta un avvicinamento a una società migliore, a un modo di vivere di bontà e non di rigore, di giustizia, insomma, cose di questo genere, familiari. Ci sono altri interventi? Sì, voglio dire qualcosa io. Prego. Sono d'accordo con Davide. Intanto, anch'io, ad esempio, sono per le unioni solo tra ebrei. Uno. Due, leggendo la Torah, in effetti, anche a me non, ad esempio, non è piaciuto che Sara, ad esempio, si sia affidata alla serva e quindi Ismaele, perché poi si sono creati tutti quei problemi che ai nostri giorni ce li ritroviamo. O sbaglio, Davide, mi scusi? No, è ottima domanda, ma è un po' discutibile, perché naturalmente c'è... In generale bisogna tenere presente che noi sbagliamo se interpretiamo la Torah, specialmente questi, i Genesi, insomma, questi racconti dei patriarchi, della prenascita del popolo di Israele, ancora non c'è il popolo di Israele, no? Sulla base della morale degli ultimi secoli.
La Torah ci racconta una storia che ha a che fare con le genti, il diluvio, Noè, l'arca, le generazioni che sbagliano finché si arriva a Avramo e tutte queste cose qua, e ci mette quello che è il mondo che era la cultura di allora. Per esempio, quando 100-150 anni fa hanno scoperto gli archeologi, e poi i papirologi, eccetera, hanno trovato pubblicato gli scritti della saga di Gilgamesh, di Utnapishtim, dei documenti di Ugarit e tutte queste cose qua, hanno detto per molti decenni: ah, vedi, la Bibbia racconta delle fufe, perché in realtà ha fatto copia e incolla e c'è la storia di questo Noè qua della Mesopotamia. Allora l'autore biblico racconta delle mitologie, ma non è così. L'autore racconta ai suoi contemporanei o posteri un mondo che è la cultura di allora. Se io avessi scritto la Torah oggi, facciamo uno sforzo paradossale, e non sapessi niente di 3.000, 4.000, 5.000 anni fa, scriverei un racconto comprensibile per gli ebrei contemporanei, basandomi su quello che, per esempio, Avram sta in Ur Kasdim. Ma Ur Kasdim a quel tempo era New York, era l'America, era il centro della cultura mondiale, del benessere, della ricchezza, delle città, degli imperi. Fra l'altro, Avram è il primo a essere chiamato Ivri, ebreo, no? La domanda è: cosa ci sta a fare un Ivri nella terra dei Kasdim? Perché un Ivri non sta nella terra degli Ivri? Perché un ebreo deve stare a Brooklyn e non deve stare nella terra di Israele? Se io parlo oggi, il problema lo racconto così, ma se io parlo, diciamo, 3.800 anni fa, mi riferisco a quello che era la storia conosciuta allora. Così anche per Sarà. È ben noto che questi popoli, queste culture, abbiamo trovato papiri egiziani, contratti di famiglia, per esempio della Lattare, la storia della figlia del faraone, che dice: ah, sì, ma arriva la sorella di Mosè e dice: guarda, vuoi che ti trovi una capace di allattare questo bambino, che vedi che è degli ebrei? Lo porto. Ah, sì, molto carino, grazie. Partita. Ci sono dei documenti che raccontano testualmente che c'erano un sacco di situazioni del genere, di madri che non avevano latte e facevano i contratti che ci sono pervenuti di allattamento per tot e tot mesi, periodi, anni, e quanto erano pagate, e qual è la data del re, del faraone, tale e tal altro. Lo stesso per l'ancella. L'ancella in quei tempi era la madre seconda, cioè io sposo una, a priori non posso sapere se mi dà figli, forse sterile, naturalmente anche io posso essere sterile, no? Ma diciamo che loro pensavano che fosse così. E qui lui è sposato una, sono passati, quando partorisce a 90 anni, no? Quindi era più che provato. Lui non era sterile perché figli era fatto. E allora dice: è lei che gli dice: prendi la mia ancella, che è la tua seconda moglie, e in questo modo è come se io avessi un figlio. Ecco, in E questo quando poi caso la dice: parola, scusi se lo interrompo, in questo caso ma la lei. parola può essere usata sia per bene che per male. Sì, ma lasciami finire. Ah. Guarda caso, è lei che parla, non lui. Lui dice: a Avram non piaceva questo, lui non voleva allontanare il figlio. È lei che gli dice allontanalo. Perché lei sa, come madre, che questi due insieme non possono andare d'accordo, bisogna che si separino. Lei prima l'ha voluto e poi ha capito che, quindi la donna, la madre, in questo caso, diciamo in maniera anticonformista, non so come vuoi dire, esiste questo filone di interpretazione favorevole a Sarà. Avram era un buon padre, ha fatto del suo meglio, non voleva che si allontanasse, è un padre esemplare, ma aveva torto, non capiva il cuore del problema che c'era dentro la famiglia. Questo Quello è un sì. Beh, filone di interpretazione dei maestri. certo. Poi
alla fine anche la donna ha un ruolo fondamentale all'interno della famiglia, perché molto spesso il suo intuito aiuta anche a svolgere il suo compito, che non è basato solo su realtà. Sì. In tutte queste figure che in parte abbiamo solo toccato in punta di forchetta stasera, vedi che anche Rivka è così. Sì, anche lei infatti. Prima di Yitzhak, perché due nel mio ventre... Cosa. Infatti, è stata pronta. Sì, le madri di solito... Tamar è esemplare, cioè è una ragazza che ha uno spirito... Nello spirito della mente, del cuore di questa giovane che ha due mariti e non può avere il terzo, è una reietta in casa che si è vista crollare il mondo, sono tutte catastrofi, no? Lei vive in una catastrofe, Ruth vive sopravvissuta a una catastrofe e anche Ruth è sopravvissuta a una catastrofe. Inventano come uscire, ricostruire una nuova vita. Questo è tipico del carattere di queste figure femminili. Non è l'uomo di solito che riesce a uscire dal guscio e inventare una cosa nuova. Grazie. Io vi ringrazio. E le figure femminili nella Torah sarà uno del prossimo ciclo che affronteremo il prossimo anno, e invito sin da adesso Davide Nizza ad approfondire e a scegliere una figura femminile per tutti quanti noi. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio. Buon piacere, grazie. E allora, Shavua Tov a tutti, buona settimana e ci vediamo domani alle 19. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Shavua Tov. Shavua Tov.